Yugi a tutti, ben ritrovati sul canale. Prima di tutto voglio ricordarvi due cose. La prima, Magic Corner sponsorizza le mie povere opening, quindi se vi serve prodotto sigillato o carte singole, trovate il loro link qua sotto in descrizione. Inoltre, se utilizzate il codice sconto 2022 cappello, potete ottenere il 10% di sconto su carte singole o prodotto sigillato, ovviamente che non è già in offerta. Inoltre, cosa ancora più importante, dovete seguirmi sia su Instagram, perché almeno così rimanete aggiornati, che ovviamente su Twitch, perché alle 21.30 tutte le sere stream, quindi probabilmente stasera mi trovate lì. Ah, voi non lo sapete, ma su Twitch stiamo facendo un contest. A raggiungimento delle 20 sub regalerò a uno dei fortunati il playmat della pagina Instagram. Quindi se volete venite e subatevi o col Prime o coi soldi veri che rubate ai vostri genitori, che si può sempre fare. Ragazzi, qua tocca tirarsi sulle maniche, perché andiamo a parlare di un prodotto che scotta, Adesso tiriamocele giù perché è freddo e la gag l'abbiamo fatta. Oggi andiamo a parlare proprio dei teen del 2022. Durante questi giorni sono uscite alcune news in merito a questo prodotto e diciamo che erano quel tipo di informazioni che mi fanno dire «Oh cazzo!» Probabilmente quest'anno andiamo a spendere un K. Questo genere di prodotto, almeno per quanto riguarda le ristampe, copre un range di periodo preciso, ovvero da gennaio a dicembre. Quindi nei teen del 2021, ad esempio, sono state reprintate tutte le carte del 2020, sia per quanto riguarda le espansioni che gli structure. Ovviamente non tutte le carte. Come abbiamo visto, molta roba non c'era. Droplet è un esempio lampante, cosa che ha fatto incazzare molte persone, ma va bene. Quell'anno c'era tanta di quella roba da mettere dentro che ci sta che qualcosa gli sfugge e finisce in qualche set dove la reprint costa più della carta da pack. Quest'anno quindi, se la Konami non decide di fare in un'altra maniera, teoricamente dovremmo avere Blazing Vortex, Lightning Overdrive, Dawn of Majesties e Burst of Destiny, insieme probabilmente anche a qualcosa appartenente agli structure come Catene di Gelo. Poi abbiamo ovviamente gli structure deck delle divinità, considerando che i teen hanno le divinità, le avremo secret nei teen. E poi per concludere anche lo structure deck Cyberstrike, che la gente non se l'ha inculato ma l'ha comprato solamente per imperm. Detto tutto questo, effettivamente cosa potremmo trovare all'interno del prodotto? Poi ci andiamo a vedere gli spoiler, perché lì cambierà tutta la situazione. Allora, teoricamente ci dovrebbe essere tutto Swordsoul, escluso ovviamente il sincro che è uscito in back. Quindi se avete intenzione di montarvi il mazzo con le reprint, acquistate prima il sincro, perché potrebbe salire di prezzo. Cheat, key dei Tribrigate. Stesso ragionamento vale per Flanderis, anche quello verrà, credo, totalmente reprintato, tranne ovviamente la magia, quindi stesso discorso, compratevela prima. Poi, oltre a questa roba, dovremmo avere Ecclesia, Signore della Prigione Celestiale, Piccolo Mondo, Enforcer, Fafnir, Divinatrice per l'Araldo, Drago Rosa Carmino e Aluber, almeno per quanto riguarda la roba più grossa. Ovviamente non vi ho citato roba di Angu o di Kiko perché sono set 1.5, quindi roba di mezzo, e molto spesso non viene ristampata, quindi non credo ci sia F0, drago topico ovviamente. Ovviamente ragazzi, non vi ho citato una determinata carta magia che esce in Blazing Vortex, ne andremo a parlare dopo aver visto gli spoiler, perché lì secondo me c'è da fare un discorso molto più ampio. Questo prodotto, seguendo la scia dei team passati, quello del 2020 e del 2021, è formato da una serie di carte reprintate e alcune carte esclusive. Attualmente le import spoilerate sono 3 e appartengono tutte al set OCG Animation Chronicle. Ovviamente sono carte da collezione, niente di più. Se il discorso della import forte fosse uguale pure quest'anno, la carta misteriosa non ho idea di quale possa essere. Ma secondo me quest'anno non ci sarà. Questo perché all'interno delle ristampe sono state aggiunte 5 carte che teoricamente non dovevano esserci, ma in nessun caso. La prima carta è Nibiru, carta promo uscita anni fa in un teen e che è stata poi ultimamente reprintata in Brawl, quindi neanche tanto vecchia. La seconda carta, ragazzi, è Dragoon, carta import dei teen del 2020 che è stata reprintata prismatica in Brawl. Va bene. La terza è Ash, finalmente. Anche, lo possiamo dire, perché dopo che la comune la piazzi a 20 euro,
capisci che c'è un problema di fondo in merito a questa carta. La quinta è Lightning Storm, carta che non aveva avuto una ristampa decente ultimamente perché era stata messa in Kiko, e in Kiko, diciamo, prezzo minimo era 30 euro, adesso la vendi a 60. Va bene, per concludere ragazzi, la sesta carta, quella che tutti volevano e che ha fatto incazzare mezzo mondo. Perché è uscita Ultimate? Perché è uscita Secret? Perché non ha avuto ristampe? Droplet. Finalmente la Konami ristampa Droplet. Diciamo che si sono svegliati tardi in quanto doveva essere nei team dell'anno scorso. Ma lasciamo sta. Diciamo che da settembre ce la potremmo permettere tutti. Con un centone. Buttiamola lì. Quindi ragazzi, non so se avete capito il mio ragionamento. Queste carte che effettivamente non dovevano esserci, secondo me sostituiranno la carta forte. Tutto qua. Perché pensateci, attualmente qual è un import forte che si potrebbe fare dall'OCG? Cioè, a me non me ne vengono in mente. L'anno scorso sono andato diretto su Crossout e infatti ci avevo ragione. Stanno non c'ho la benché minima idea. E considerando queste, non credo ci sia. Allora, passiamo adesso alla nota dolente. Prosperity. Sta carta. Dora mettemo. Tenendo in considerazione gli spoiler che hanno fatto e quello che probabilmente ci sarà dentro, il set è bello che pieno. Quindi Prosperity. Do cazzo la mettono? Le opzioni da tenere in considerazione sono tre. Ovvero Ghost from the Past, perché tenendo in considerazione gli annunci che hanno fatto, tutto quello che mi aspettavo fosse lì, l'hanno messo nei tin, quindi sarebbe una bella carta che te fa vendere un sacco il prodotto. La seconda opzione ovviamente sono i tin, e la terza il Brawl, chiamiamolo, del 2022. Allora, io spero di sbagliare e confido con tutto il cuore che questa carta sia all'interno dei tin, perché se non ci fosse sarebbe un problema abnorme. Se uscisse in Ghost from the Past, se è come l'anno scorso con Evelyn, sarebbe short print e quindi prezzo stra-alto. Ovviamente perché tutti la vogliono. Stessa cosa con Brawl, cioè carta Secret da 100, ristampa in Brawl a 85, che poi risale a 100. E che senso c'ha? Cosa che invece non accadrebbe con i tin. Prendiamo ad esempio TTT. Quella Secret stava a 70. La reprint stava a 25 e poi è salita a 30. Cioè, capite? Questo perché aveva un pull rate di una o due a case. In più, cioè, la Konami di quei prodotti ne ha sfornati una quantità industriale. E quindi, cioè, era impossibile anche solo farla salire di prezzo. Capisco che ovviamente Prosperity sarà più ricercata di TTT, però sicuramente un playset non andrei a pagarlo più di 120 euro, diciamo, proprio per star larghi. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo prodotto e di cosa effettivamente secondo voi ci sarà. Ma soprattutto, Prosperity, do cazzo la mettono? Capiamo. Vi ripeto di nuovo, Twitch, qua sotto in descrizione. Instagram qua sotto in descrizione, Magic Corner qua sotto in descrizione. E siamo d'accordo. Se non mi sbaglio, vi ho detto tutto, quindi ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!